È inquietante, io ne ho inquietati 8, è inquietante. Ho il treno che parte fra 6 minuti e ci metto 5 minuti per arrivare in stazione, sono preso di casa. Io sono fenomenale. Essendo poi questo un viaggio in treno, è fantastico iniziare, già rischiando di perdere il primo. Ma prima di iniziare il viaggio permettetemi di presentarvi i miei 4 amici che verranno con me in questa fantastica esperienza. Nome? Francesco. Davide. Zidi. Tommaso. Soprannome? Mott. Dalla. Munda. Zidi. Infatti il nome non è Zidi. Zidi, va bene. Chi è il più bello del gruppo? Zidi. Lo scemo del gruppo? Zidi. Chi prende prima le botte in questa vacanza? Zidi. Credi in Dio? Sì. E agli alieni? No. E ai dinosauri? Nemmeno. E a Babbo Natale? Da quando ero piccolo sì. Chi è il più scemo? Tu. Chi prende prima le botte in questa vacanza? Tu. Potresti togliere uno dal gruppo, chi sarebbe? Tu. Cosa ti aspetti da questo viaggio? Di vedere tanti posti belli, di divertirmi. Godetevi il vlog, amici. Da Como, il primo, direzione Milano. Si parte oggi, 29 agosto. Da Milano a Vienna. Sembra carino. Come Harry Potter. Se avessimo pagato la prima classe avremmo questi. Questi non sono per noi. Quante ore di viaggio sono? 11. Fantastico. Quindi tre carrozze là. Sì. Ma perché questa parte poi si stacca. Ma non sappiamo che fine fa. Siamo arrivati nella nostra classe. Questi sono i posti. Allora contiamoci bene. 1, 2, 3, 4. E il quinto dov'è? Io non ho parole. Siamo arrivati a Vienna. Tu sì che sei un vero scout. La sopravvivenza, ragazzi. La ficca di un troio. Viva Messi! Tette. Una promessa che ci eravamo fatti era di mangiare sempre in posti tipici. Dai, entra il Mac. Ritto di Tommy. Ah, proprio da vandalo. Tu hai pranzato 10 minuti fa. È da Milano che ti mangi 8 panini con la bresaola. Non ti sei rotti i coglioni? Che cosa state facendo? Lo butto nella fontana. Ma cosa ne pensiamo di questo? Dai, non lo facciamo. Io e il Motti adesso facciamo questo qua. Spinge. Siamo per addentrarci nella casa dei fantasmi. Luca è rimasto fuori perché è una pussy. Jay Bata! Palleggio di testa! Jay Nana! Siamo arrivati all'ostello di Vienna. Vabbè dai! Signori! 22 euro Sei letti a castello. Chi è che l'ha trovato? Vieni qua, prenditi meglio. Bravo! Fate l'applauso a Dalla, dai! Bravo Dalla! Eravamo lì con quattro tipi, poi chi più chi meno non è importante i nomi. A un certo punto, prima domanda, volete giocare a biliardo? No, giochiamo alle 11 a calcetto. Poi arriva il secondo che gli chiede, ma volete giocare con noi a biliardo? No, giochiamo alle 11 appunto a calcetto. E per il momento schivati. A un certo punto diciamo, vabbè dai, che cazzo se ne frega. Di prepotenza. Allora si va e si dice, il biliardo e il calcetto sono pieni, noi usciamo. Venite con noi. It's fine, thank you. Bam! Dopo il palo clamoroso che mi sento ancora spiaccicato sul naso, siamo ora in cerca di una discoteca. Quindi dimmi la discoteca che stavamo cercando? Non c'è. Va a vedere. Non c'è. Per penso abbiamo trovato una nutria. Trovato una nutria. Quattro ore di sonno al massimo. Siamo alla quarta discoteca. Non si molla. E non vogliamo! Stiamo andando alla quarta. Non si molla. Non si molla un cazzo. Vai. Basta parlare. Entriamo. Solo 15 euro? 15 euro costava. Pensavo molto di più. Chiediamo cosa è incluso nel 15. Ma hai visto cosa c'era dentro? Posso tranquillamente affermare che a Vienna ci sono molti più street club che discoteche. Dovessimo andare non sarebbe colpa nostra, sarebbe solamente per non ridurci a giocare a scopone. Dai, andiamo con la 15 euro, dai. Offrati, dai. Quale risveglio migliore? Una sucker. Partiti da Vienna, ci siamo presi una cabinetta. Touchdown, siamo arrivati a Budapest. Seconda tappa europea, ci dirigiamo all'ostello. Stavolta però in comune, dovrebbe essere in comune, no? Sì, uomini e donne. Zidi? Dove dormi tu? Dormi sopra un orso grizzly. Se riesco lo inquadro. Prima stavo dormendo. Non dico niente. Ci sono stati sorteggi. Non faccio qui il commento, tanto sarebbe irrilevante. Dico solo Milan primo. Milan passa come primo.
Comunque voglio dire una cosa, finalmente sono contento perché dopo il primo giorno che abbiamo mangiato il McDonald's, poi la sera abbiamo mangiato un altro hamburger, oggi a pranzo, ma perché eravamo tirati con i tempi, in stazione, hamburger, cioè finalmente, cazzo, abbiamo cambiato ancora, hamburger e patatine. Alla salute per l'Interrail. Astemio. Per scelta, in realtà non è vero, astemio. Cazzarino. Cazzata. Busto, busto, guarda l'altra parte. Tira. Gol! Ti amo! No! Due! Zero! Ora però, urge. Ragazzi, urge. Come ieri. Stavolta però non offro io. Cioè, tu hai il karaoke. E ci metti lo strip club. E c'è chi sceglie il karaoke. It's gonna be a good night. Senza dare troppi dettagli, ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti, sarà una bella serata, piacevole in compagnia. Quindi stasera si chiama, sì. No. Cosa mangiamo per pranzo oggi? Raga, state cadendo, raga, oddio. Ma quanto sei bello. Fammi vedere l'orecchione. Cheese. Guarda che cade. Ascolta. Un Parlamento Europeo spettacolare, minchia. Secondo sticker davanti al Parlamento. Bella Budapest. Ma la figa tu. Stasera si fa serata. I drink costano 4,40. Me ne prendo 5 almeno. Dalla, piuttosto che le bibite, consiglierei un ottico. Premessa, siamo in Ungheria dove non si accettano gli euro. Si può pagare solo con la carta. Lui non ce l'ha, io pago per lui. Tre giorni che pago per lui, la mia carta non è infinita. Arriviamo alla cassa con la spesa del supermercato. Nel frattempo lui ha già riempito tutte le borse e tutti gli zaini. Mette la carta non funziona. Ora le arrivano due tipi della sicurezza. Ci hanno svuotato gli zaini. Io ho dovuto chiamare il soccorritore che è arrivato per pagare la nostra spesa. Siamo nella carrozza e c'è qualcuno che vuole prendersi il suo posto. Il primo di quattro, perché arriveranno a romperci il cazzo altre quattro persone, lo sapete. Abbiamo appena rifiutato la seconda. Bye, thank you. Bye. Grazie. È successa una cosa alquanto particolare, una cosa che in Italia non succede mai. Il treno è arrivato in anticipo alla stazione e non essendo al capolinea, quella dove dovevamo scendere noi, siamo ancora sul treno. Stiamo girando per Berlino. Siamo arrivati al muro. Come da rito si attacca lo sticker della curva. Dove siamo adesso? Checkpoint Charlie. Andiamo a vedere uno dei posti di blocco tra le due Berlino, quando ancora erano divise. Siamo arrivati al monumento dell'olocausto degli ebrei e dato che sono tantissime tombe a mo' di labirinto, stiamo giocando a sardina. Tommy si è nascosto, il gioco consiste nel trovarlo e nascondersi con lui. Tommy, dove cazzo sei? Tommy, dove cazzo sei finito? Sparito. Danazza, troia, ci ho messo 20 minuti. Zidi, hai perso! Eccoci. Carolina deve mettere dentro la roba. Siamo al bar sotto il nostro posto. Stanno facendo vedere Manchester United Arsenal. Appena segna qualcuno delle due, cerco di riprendere il risultato perché secondo me sarà clamorosa. United merda! Imparate a trattare Ronaldo. Stasera a Berlino vogliamo andare nella discoteca forse più grande d'Europa. A parte non dover far casino in fila, non poter usare il telefono, non poter parlare, questa discoteca c'ha un dress code molto particolare. Bisogna vestirsi tutti di nero, tendenzialmente versione omosessuale. Un certo sex appeal. Salve. Ci hanno rifiutato. Ma la terza andata. Anche a Berlino! Sono a Berlino, pasticceria siciliana, cappuccino e cornetto alla ricotta. Mame. Esattamente. Chi mi ammazza? Siamo riusciti a mangiare la cultura tipica tedesca. Patatine, meatball e currywurst. Dove siamo, Tommy? Berlino. E siamo per? Partire. Per? Luca ha appena aperto sta borraccia. Ma l'ho aperta normalmente. C'è stata un'esplosione. È partito il tappo. Poesia. Siamo arrivati. 3, 2, 1. Fallo vedere. Stavo contando. Amsterdam.
Siamo arrivati ad Amsterdam, un ostello in centro dove vicino ci sono coffee shop e altri tipi di shop, ma non sono cose che ci riguardano. Noi non facciamo queste cose. Prima serata ad Amsterdam, in un coffee shop, Sprite e Coca-Cola. La gente come noi non molla mai. Hai trovato dove mettere lo sticker? Certo. E anche in Olanda siamo andati col posto tipico. Pollo, cheddar sopra e meatballs. I ragazzi ora mi abbandonano e vanno a vedersi il museo della Heineken. Io invece vi porto con me alla Johan Cruyff Arena, stadio dell'Ajax. Ce lo guardiamo bene. Eccoci. È chiuso. 30 minuti di metro per nulla. Non fa moc. Siamo un po' ubriachi. Un momento, siamo un andati, momento. Siamo andati al museo della Heineken. Sette a testa. Sette no, tu quante? Di la verità. 12. Abbiamo preso i donuts al ON, che è un tipo la Lidl del Amsterdam. Da dove vengono quelli là? Da Napoli. Da Napoli. Era d'obbligo farlo di passaggio. Canale rosso. Non si possono fare prese. Va attaccato lo sticker. Lo attacchiamo qui all'ingresso. Abbiamo fatto il giro, controllato tutto, guardato che tutto fosse in ordine, che tutti stessero facendo i bravi. Tutto bene, stanno tutti bene. Stanno vendendo droga a zero. Ieri era male, oggi no. Biglietti fatti. Johan Cruyff Arena. In quella porta là, il signor Cristiano Ronaldo, nell'anno 2019, nella trasferta dei quarti di finale all'andata, su assist di Joao Cancelo, colpisce il pallone e segna il gol del 1-0. Poi, quello che viene dopo è un'altra storia. Perché nel 19, se avessimo battuto loro, avremmo vinto la Champions. E io di questo ne sono convinto. Eccoci qua col campione nel post partita. Com'è andata? Com'è andata? Abbiamo vinto? Abbiamo vinto 2-0. 2-0. Chi ha segnato? Io. Quanti? Tre. Uno annullato in fuorigioco. Ma però, secondo me era valido, però solita mafia del calcio. Sì, sale conferenza stampa. Entriamo in una stanza che è un piccolo pezzetto di storia, perché contiene tantissime maglie indossate dai calciatori durante una partita in questo stadio e poi lasciate qui. Ce ne sono tantissime, tantissime. Io voglio concentrarmi su una sola. Ajax Juventus, 1-1. Mi dà figa. Stiamo entrando nel museo dell'Ajax. È la mia prima volta che vedo una Champions League. La prima che vedo. E posso dire che è bellissima. Cosa vuoi dirmi? Dalla mezzo qualcosa. Dimmi qualcosa, dimmelo. Siamo già a cena, qui vedo un po' di dissenso. Io ho preso la pizza con l'ananas. E invece vi dirò, in Inghilterra l'avevo provata e non era neanche così male. Che schifo. Ma la parola è vero. Mai. Ho preso il treno, ho fatto la notte. Siamo arrivati a Parigi. Juan Cuadrado. Stadio Mané. Siamo in metro. Se per caso la prossima fermata è quella là, fottuto di brutto. È qua. Si gode, un pochettino si gode. Siamo a 6 km dal centro. Centro di recupero siamo. Voi dite la sera a Parigi, mille cose da fare. No, noi staremo qui a mangiare, farci la doccia. E poi giustamente per arrivare in centro, neanche dico centro, dico appena fra il centro, 25 minuti di metro. Siamo alla room tour. Consigliato. È inquietante, io ne ho inquietati 8, è inquietante. Siamo entrati nella camera, ragazzi, vi giuro, no. Portami a casa. Cosa hai detto? Io non dormo qua, ragazzi, ho troppa paura. Le possibilità sono o quel letto lì o quel letto lì sopra, perché io lì sotto, a fianco a tu sai chi, non ci sto. Quindi pari o dispari? Dispari. Pari. Bim, bum, bam, e giù. Quattro, porca. Saranno le due notti più difficili di tutta la vacanza, senza ombra di dubbio. Sono sincero, ora ve lo giuro su mia madre, io ho paura. Te di più dici, avrei pagato poco. No, 60 euro a notte. Per sta merda. E la doccia era bollente, 48 gradi. Ringrazio la mia spera sulla mano. Se entra qualcuno sono nudo. È molto calda? Ma sì che calda, tanto Dio. A me piace l'avventura, però... Cosa che ti piace te? Adesso ti dico l'avventura. Sei tornato, amico mio. Tornato. Sei tornato per le due notti forse peggiori della tua vita. Ho voglia di due bei croissant. Liberté. Égalité. E l'ha sbagliato pure Mbappé. Dove siamo? Saint-Chapelle.
È tipo la Cappella Sistina, però... sono fatta un po' peggio. Perla del giorno. Meglio una cappella lontana in culo che una cappella nel culo. Diciamo rosa. Ella! Quanto ha fatto male questo! Pollo, formaggio e uovo. Siamo negli appartamenti di Napoleone III. Era un grandissimo tifoso. Napoli calcio, Napoli calcio. Siamo riusciti a salire sull'Arco di Trionfo. Guardate che meraviglia. 3, 2, 1, Torre Eiffel. Ok, va bene, non mi sto facendo vedere la Torre Eiffel, ma quello che si vede dalla Torre Eiffel. Ok, adesso sì. Sotto la Torre Eiffel, banditi, Milano. E tanto per cambiare, per cena, Burger King. Sono cambiati gli inquilini. Avevo lasciato la collana tutto il giorno appoggiata sul comodino del mio letto. Sono tornato, c'è ancora. Perché? Ho avuto un culo della Madonna. The moment is here, the mission is starting. Cioè, riprendiamo o no? Sì. Cioè, riprendiamo o no? La vuoi prendere? Bravo italiano. Bravo, no, la merda. Posso dire che me l'aspettavo più grande. È la quarta volta che la vedo. Però te l'aspettavi più grande. Il mago di Oz. L'ultimo treno, l'ultima tratta. L'ultimo degli ultimi. I bambini. Oh, basta. E dopo 13 giorni, Lugano. Lugano, dove ci sono i nostri. È questione di attimi. Mentre Riccioli va avanti con papà, il Motti, e dietro con la mamma, noi siamo qua. E finisce sempre così. Perché alla fine bisogna sapersi accontentare. È stato un viaggio bellissimo, un viaggio pieno di emozioni, di ricordi, di tante piccole esperienze. Per quanto io non sia una persona che dimostra molto affetto, io voglio un mondo di bene. Questo è il video della nostra vacanza più bella tutti insieme. E con questo meraviglioso spaghetto alle vongole posso ufficialmente dirvi addio. Ciao amici.